Ciao pubblico di Accordo, benvenuti, siamo al Mem Show del 2012, fantastico, stupendo, meraviglioso, vi accompagno a vedere quali sono le novità di Ibanez per l'anno prossimo. Il primo concerto che quest'anno verrà lanciato sarà quello della celebrazione del 25esimo anniversario dei modelli RC, dei modelli serie S. Abbiamo queste linee qua, fanno parte della linea premium, questi modelli di RC, l'RC 1, 25esimo fluorescent yellow e poi c'è la fluorescent pink. Serie S con una versione giallo fluo e verde fluo. E noi abbiamo già ribattezzato la versione ULT. Sono state messe sotto delle luci particolari proprio per far risaltare al massimo la bellezza della pintura. Continuiamo la nostra carrellata parlando proprio ancora di 25esimo anniversario. Le chitarre che abbiamo appena visto, in particolare le RC, sono una derivazione del modello che era stato creato per Steve Vai e quest'anno ovviamente quindi anche il 25esimo del modello Jam, la Steve Vai Signature, ed è stata celebrata con una chitarra appartenente alla linea Premium con questa splendida finitura verde acqua. Come sempre Steve Vai sceglie delle finiture molto particolari, molto appariscenti. Parlando di Steve Vai, quest'anno è stato addirittura celebrato il 25esimo anniversario con la reissue del modello storico che più ha suonato on stage, il modello conosciuto come Evo. È stata ricreata praticamente tutte le modifiche che sono state fatte e dal chitarrista e dal tempo, come si può vedere, sono state minuziosamente riprodotte. Ovviamente si tratta di un lavoro d'arte estremamente raffinato e ovviamente il prezzo sarà altissimo. La chitarra verrà comunque portata in Europa in un'edizione limitatissima, solo 100 modelli in tutto il mondo. Ok, un altro modello meraviglioso che compie 25 anni quest'anno è il basso SR, un basso che ha sostanzialmente rivoluzionato il concetto dei bassi small body e si è affermato veramente come uno dei punti di riferimento per un certo tipo, un certo modo di concepire, diciamo, il basso elettrico. Questi sono i modelli con cui verrà celebrato il 25esimo anniversario, sempre appartenenti alla linea Premium. Ricordano molto i bassi attualmente in produzione, sempre facenti parte della linea Premium, ma questa volta vedranno l'utilizzo di differenti essenze. Sempre molto bello l'hardware dorato, pickup Nordstrand, che sono, diciamo, un must ormai riconosciuto nella bass community, e ponte monorail per avere, diciamo, una migliore trasmissione delle vibrazioni. Verranno, diciamo, realizzati in due versioni, 4 corde e 5 corde.